Grazie, tesoro di Federica Pia. Sono qua con la mia Selene, femminuccia di 3 anni, meditoinana. Chi mi segue la conosce già, è piccolissima. Ha 3 anni, ma è uno scricciolo, vedete, è piccolissima. E sto cercando, come forse vi ho anticipato in un altro video di 2 giorni fa, di stimolare cognitivamente sempre di più i coniglietti, come fanno in Inghilterra da diversi anni. In Italia su questo siamo veramente molto indietro, anche perché per noi l'animale domestico comunque da poco che è stato inserito il coniglio, in genere sono solamente i classici pet, quindi cane, gatto, sì, più che altro cane, gatto, dai, o qualche, vabbè, qualche uccellino, però comunque come giochi utilizziamo solamente quelli per i cani e per i gatti. E ho iniziato a voler fare questo tipo di stimolazioni, che secondo me è molto importante fare, perché comunque rimane. Oltre alla socializzazione che è fondamentale, che viene tramandata geneticamente dopo da padre, da figlio, da madre a figlio, in genere la madre che nei conigli appunto ha il compito di educare, ed è fondamentale quindi anche cognitivo, quindi un coniglio socializzato è un coniglio anche che riusciamo a naturalmente a insegnargli tante cose. Allora, qui ho preso questo giochino, se lo volete io li ho anche per voi. Sono, sapete quelle strutture da impilare di plastica che abbiamo usato, chi è mamma lo sa, per i bimbi? Ecco, io consiglio sempre di presentarli al coniglietto. Sto studiando, queste qui sono tutte cose che sto iniziando a fare io guardando un po' dall'Inghilterra, copiando un po' dai nostri, diciamo, ex parenti inglesi. E quindi iniziamo a fare questo. Presentiamo questa struttura. Io inizierei sempre con una parte vuota, gliela si presenta con i coniglietti in maniera graduale, poi queste sono le prime volte che Selene lo fa, quindi si fa vedere la parte dove ci sono invece dentro qualche crocchettina e si copre. Piano piano, dovete avere pazienza perché il coniglio è nuovo a questo tipo di cose, però vi assicuro che quei dentini inizieranno a togliere una parte, a mangiare questo, a togliere l'altra, a vedere che non c'è nulla, andare sotto e a mangiare l'altra. Io ho Pippo, che è il mio primo coniglio che ho preso, che ha 3 anni anche lui, che riesce a farlo benissimo. Adesso ho iniziato a farlo con la femminuccia, con Selena all'interno, in questo caso. Perché? Perché all'esterno riesce a farlo anche con i maschi, ma all'interno comunque stimoli di altre femmine, eccetera. Il maschio, diciamo che pensa ad altro, l'avete capito bene. E quindi si concentra meno. All'esterno invece no, potete usare sia maschi e femmine, ma all'interno è meglio usare, dovete vedere che sei bellissima, queste piccoline qui. È vero amore? E pian piano bisogna, insomma, per loro si fa e poi si sta bene, in modo come un altro per fargli del bene, e poi insomma ce lo facciamo anche a noi, perché è un modo per condividere tempo con i nostri piccolini. Io utilizzo tutte cose sonore, vedete? Palline sonore che incuriosiscono i nostri coniglietti. Utilizzo tutti i giochi di recupero, giochi che erano dei miei figli. E glieli faccio vedere, glieli presento. Naturalmente queste sono le prime, la seconda volta che lo faccio con Selene, quindi non è da tanto. E poi ho anche un registratore che chiama il loro nome, che adesso l'ha portato via mia figlia. È un animalino che registra e chiama. Insomma, tutte cose semplici, non andate. Però loro riescono piano piano a giocare, vedete? È una questione di tempo. Adesso Pippo è molto più bravo di lei, perché ci giochiamo già da diverso tempo io e lui. Lei invece è la seconda volta. Comunque l'importante è incuriosirli, no? Dalla curiosità nascono le occasioni. Verso lei. Saluti i nostri amici. Ciao. Ciao da Selene. Poi qualsiasi sia il risultato di queste cose, l'importante è stare con i nostri amici e giocarci sempre. Ok? Ciao ragazzi, un bacione dai tesori di Federica Pia.